Benvenuti nella nostra arena. Prima di tutto volevo dare il benvenuto alla nostra arena piena di tifosi, di sportivi. Fatevi sentire! Una sera di grande festa, una sera di grandi sorprese. Naturalmente un grande evento per celebrare il nostro capitano che sta per arrivare. Quindi siamo veramente in attesa. Ci saranno a disturbare e a supportarmi tre tifosi assolutamente specialissimi. Ettilio Medusa! Grazie, troppo buoni! A supportarti. Permetteteci di presentare Giorgia Surina! Se no non lo fa nessuno. Facciamoceli adesso gli applausi, la diretta è lunga. No, la verità è solamente una, che noi abbiamo accettato di venire in una trasmissione di calcio condotta da una donna che di calcio non ne sa assolutamente nulla, solo per una persona, e quella persona naturalmente è Fabio Cannavaro. Fabio Cannavaro è il nostro capitano. Il capitano, poverino, sta conducendo una vita. La scorsa, che era domenica scorsa, ultima domenica di campionato, poi è andato a Riyadh in Arabia Saudita, amichevole importantissima con il Real Madrid, è tornato a Madrid, adesso va a Milano. Tutti sti giri, spero che ci rimedi una stecca di sigarette. Chiudo parentesi, e poi raggiungerà la nazionale per il ritiro, perché inizia adesso l'avventura di Euro 2008. Ma è già stanco. Ma il capitano è davvero una palla impazzita, però fortunatamente abbiamo le nostre webcam che stanno inquadrando tutti i suoi movimenti. In questo momento è da fruttivendolo, sì. Attenzione, perché infatti la novità di questo show è che potete vedere direttamente naturalmente da casa su Sky Sport 1 tutta la diretta, ma in realtà anche sul sito internet www.fabiocannavaroshow.com. e con la possibilità di giostrare la vostra regia attraverso quattro telecamere, quindi sceglierete voi insomma che cosa inquadrare. Sì, tra l'altro una di queste quattro telecamere la comanderemo noi, questa qui è la Medusa Cam. Tra l'altro volevamo dire agli amici a casa, ecco gli inquadrati, che purtroppo ci siamo informati, metterla nel bagno delle donne è illegale. Non si può fare. Possiamo fare delle inquadrature guarda che bel primo piano che abbiamo. Gira, attenzione, sta per arrivare il capitano, immagino. Ma non solo, ma attraverso il sito potete anche rispondere a domande, quiz, statistiche, petizioni, tutti sul capitano. Che attenzione! Ecco, inquadrato, è lui! È il capitano! Buonasera a tutti. Ciao. Buonasera. Grazie. Buonasera a tutti voi. Volevo evitare di interrompere questo momento perché mi sembrava assolutamente magico. Prima di tutto, benvenuto. Grazie. Come diavolo ti senti ad avere uno show che porta il tuo nome? Ma mi fa molto piacere, perché comunque non mi sarei mai immaginato comunque di avere un programma tutto per me. E sicuramente dopo il mondiale la mia vita è cambiata tantissimo, ho raggiunto tanti obiettivi importanti, tanti successi, e continuo ancora perché ho vinto ancora il campionato in Spagna. Tra poco ne parliamo. Sì, Io volevo introdurti naturalmente a casa tua, mi sembra un po' strano farlo. Un'arena tutta per te, fatta di tifosi, dei tuoi più grandi sostenitori, insomma. Sì. E grandi sorprese ci saranno durante tutta la serata. Non da ultimi, il trio Medusa. Ciao Fabio! Come stai? Scusa, ma sei... l'ho messi? Sei lanciato, guarda, te l'hanno detto che è una puntata sola, sì. Solo stasera. Cioè, questa è bassa. Purtroppo c'hai noi, sai che noi ti vogliamo tanto bene, però abbiamo saputo di questa bellissima amichevole tenuta in Arabia Saudita contro i temibili sauditi del Al Nasr, se non sbaglio. Com'è finita l'amichevole tra il Real Madrid e questa amichevole. Quando è finita? Abbiamo perso 4-1. Era un'amichevole, dobbiamo dare un po' di morale, ragazzi. Ci parlano di una tua grande prestazione, sì, un partitone, vero? Ma ha giocato solo il secondo tempo, 4 gol non sta male. Ma aspetta che ti ha dato Alpi per Dorna. Vincevate 1-0 prima. Vabbè. Senti, comunque noi ti ringraziamo molto per aver partecipato a questa amichevole, poi ci domandiamo perché il petrolio costi così tanto, insomma ci sono degli sceicchi pazzi che pagano il Real Madrid per andare a giocare nel giardino di casa, almeno il piano al sub l'hai fatto, sì? Neanche quello. Senti, ti hanno dato il pallone d'oro dopo quella tua partita, prestazione in Arabia, ti daranno il cammello d'oro? Quello sì. Vabbè. Oggi hai un rito scaramantico che di solito utilizzi? Sì, come tutte le persone, con tutti i calciatori, prima delle partite i miei riti, le mie cosine. Che mantieni sempre? Sì.
non c'è verso di lasciarle, magari. Ma se no, non funzionano le cambi anche. No, mm-hmm. Lasciamo andare sempre le stesse, magari non so, metto prima la scarpa sinistra e poi la scarpa destra. Ok, un oggetto magari ti porti dietro? No, oggetti no. Nulla? Oggetti no. Vabbè, insomma, in qualche maniera cercheremo di capire se c'è qualche suggerimento da parte di... Qualcuno già c'è, vogliamo leggere, perfetto. Giorgia, allora ti diciamo qua, facciamo una cosa, escludiamone proprio quelli che sono impossibili, perché ci piacerebbe davvero che tu facessi. E non vogliamo sapere. Allora, Olindo da Ivrea, che è come Renatina, credo, insomma, come nome, propone di grattarsi la testa mentre stringi la mano al capitano avversario. Mi sembra abbastanza facile, semplice, anche un po' già visto. Si può fare, si può fare. Beh, Duccia da Catania, non so, è una feticista dei peli, perché dice strapparsi un pelo dalle sue stupende sopracciglia e passarlo al capitano avversario con la stretta di mano. No, te la no, senti? Questo lo escludiamo. Io sì, ma l'altro non mica la sapiglia. Poi, Alberto da Agrigento, appiccicarsi cerotto azzurro sotto lo zigomo. Questo volendo, no? Deve essere... Sì, perché in nazionale comunque ho ricevuto una gomitata. Un bacetto, come si dice in gergo tecnico. E anche evocativo. Emanuele da Camogli, dove fanno il famoso panino, no? Il Camogli. Mordere il... No, una vaccata, scusate. Mordere il braccio a Gattuso finito l'inno. No, questo no. Questo direi no. Ci tieni i denti. Te partono i denti, ma per il morso, mica per quello che te fa lui. E poi far cadere il gagliardetto dell'avversario dopo averlo, come dire, ricevuto. Questo lo dice Max da Vicenza. Cioè fai finta che ti cade. Oh, mannaggia. Oppure no. Prima di ogni partita disegnarsi il tricolore sulla mano e baciarlo prima del fischio d'inizio. Questo. Questo è bello. Questo, no, è bello. Vabbè, cosa ti piace? Questo. Decide la gente. Votate, votate, votate che le votazioni sono aperte. www.fabiocannavaro.com. Abbiamo lanciato questa serie di scaramanzie. Possiamo dirti che la votazione si è conclusa. Qui abbiamo la scaramanzia che dovrei fare, poi chiaramente speriamo di farla una volta e di farla sempre, perché metti perché che porta bene. Non te la leggeremo noi, te la leggerà un altro grande atleta. Ma io direi un artista della scaramanzia. Sì. Uno che per vincere si farebbe qualsiasi cosa. E la cosa più bella che ha fatto ultimamente è stata quella di aver dato l'addio allo sport. Allo sprint, sì. Lo ringraziamo tutti. Però gli vogliamo molto bene, perché in realtà ha portato veramente grandi successi anche allo sport italiano. Stiamo parlando di Gianmarco Pozzecco. Eccolo qua! Ma sei un disastro! Già, ex atleta ormai! Ciao Gianmarco, come stai? Tutto bene? Benvenuto! Da vicino siete più brutti che parlando. Beh, anche te non sei male. Questa è la cosa che Fabio Cannavaro dovrà fare. Dovrai fare, Fabio, eh? Sì, promesso. Su questo punto. Quindi non la... Io dovrò testimoniare. Sì, anche. Non la buttare via, leggila bene. Piano piano. Oh. Vabbè, non questa è una cosa nostra, te la dovevamo dire in altro modo, scusa. Dillo, sei coraggio. No, certo no. Ci siamo fatti la cacciatora. Non sapevamo come dirglielo, quindi. No, ci siamo fatti il cacciatore. Probabile. No, questo è quello che vera. Suspense. And the winner is, prima di ogni partita, disegnarsi il tricolore sulla mano e baciarlo prima del fischio. Marco Valentini da Massa. Beh, okay, va. Si può fare. Non male, dai. Sì, va benissimo. Tricolore. Ma prima dell'inizio della partita. O durante l'inno. Durante l'inno lo inquadra, lui lo sa che arriva la camera. Può sembrare una precisazione stupida davanti alla telecamera, non è che lo sei nascosto. Dietro, sì, a casa non. Anzi, suggerivano di farlo tutti. Ora non so se funziona, ma se ci porta a vincere i mondiali piano, lo facciamo. Piano piano. Comincia tu, se l'abbiamo vinto. Esatto, se funziona lo facciamo tutti. Grazie naturalmente a Gianmarco. Senti Gianmarco, noi ci trasferiamo un attimo su. Andiamo. Lasciamo lo show, perché ti vogliamo far vedere in internet quelle cose. Quei video siti, che abbiamo fatto siti, con chi quei siti che a te interessano. Gianmarco Pozzecco, lo show. E ci stanno cose interessanti.